You ass, come here, ass, fuck. Odio in rete. Internet, che meraviglia. Il luogo dove le persone che hanno fallito la terapia danno il loro peggio, come me, in questo programma. Ma vediamo una galleria di motivi per cui il web odia Michela Girò. Ce ne saranno? Impossibile. Vediamo un po'. Falso. Falso. Controfalso. Ah, vi piacerebbe che io fossi il vostro buco nero. Invece, statisticamente, le principali vittime dell'odio in rete sono le donne. E come te sbagli, insieme alle minoranze etniche e la comunità LGBTQI, perché il minimo comune denominatore dell'odio in rete è il coraggio. Il fatto è che odiare in rete è così facile grazie a una parvenza di anonimato, che davvero chiunque può essere una vittima. Persino io, che sono amata da tutti. Un anonimato sì, finché ve becca la polizia, mortacci vostra. Voi ve la prendete anche con Mattarella, che se non fosse per Mattarella, ogni tanto ci infonde un po' della sua saggezza istituzionale. A quest'ora eravamo tutti dei Lapo Elkan senza i soldi, ma con tutte le figure de merda. Oh, non mi toccate Mattarella che ve sdereno, eh? E manco Lapo. Presidente, non abbia timore, finché ci sono io a lei non la tocca nessuno. Certo, è facile dare la colpa di tutto questo odio a internet. La verità è che le tecnologie sono solamente strumenti per permettere alle persone di fare quello che hanno sempre fatto. Schifo. I revenge porn, una delle moderne piaghe della società, è la diffusione illecita di foto o video privati, solitamente fatta da ex partner così intelligenti che pensano che il pisello sia una verdura e non un legume. L'ultimo caso eclatante è stato quello di una maestra di Torino, costretta a lasciare il lavoro dopo che l'ex fidanzato aveva girato le sue foto in una chat del calcetto. Le chat del calcetto! La peggior cultura di batteri dopo Codogno. Le foto sono poi arrivate alla mamma di un bambino che frequentava quella scuola, che invece di prendersela col compagno, che voglio dire, dopo 30 anni ti potresti pure mandare i meme del neo del WhatsApp come famo tutti, che ha fatto sta signora? È andata a lamentarsi dalla preside, la quale ha licenziato la maestra, invece di dire alla madre: signora mia, ma lei invece di romper cazzo alla gente, perché non si guarda la puntata dei forum? Perché lei, suo figlio, come ha fatto quei punti da Lidl? Ha scelto tra lui una padella? Perché questo è il problema. In Italia, se sei una vittima, sei una rompicoglione. Per noi italiani non è mica la strega essere cattiva, è Biancaneve che c'ha il bizzetto della frutta. Se ti molestano è colpa tua, anche se è una tuta con la pezza sotto le ascelle. Se ti investono sei te che hai provocato sessualmente qua la panda sarapa, eh. Se te bullizzano sei te che la faccia troppo simile a Ursula von der Leyen e te lo sei meritato. Se decidi di denunciare, è capace anche che ti accusano di fare la vittima. Però qua, signori, è importante che non ci diciamo le cazzate. È vero che c'è gente che ogni tanto fa la vittima, e quando dico gente intendo dire Salvini, che prima izza le folle, poi se una quindicenna gli fa il dito medio su aereo, va a piangere da Bordrini. Ma se iniziamo ad appiattire i concetti così, allora non ci si capisce più niente. Allora io le dico che siamo la stessa persona perché abbiamo da poco girato una cosa a Milano. Oh, autori, ma quanto so brava a infilare cose mie dentro il programma, eh? Mi piacerebbe a voi. Siete autori, se no eravate Michela Girò. Il programma è mio, faccio come mi pare. Una persona che subisce un abuso vero non fa la vittima, è una vittima. Fare la vittima sono i vostri ex che vi manipolano e dicono: oddio, oddio, se mi lasci muoio, e mori. Parli, parli, ma poi mi pare che sei sempre vivo. E dai una scossa alla tua vita, fatti fuori. Se continuiamo a sminuire e a banalizzare questi concetti, le conseguenze potrebbero essere imprevedibili. Oggi voi ridicolizzate una vittima di violenza, ma domani la violenza potreste subirla voi, da parte mia, che ve corco. Ma non dobbiamo perdere le speranze. Per fortuna nel mondo non ci sono solo odiatori da tastiera, ma anche tante persone romantiche che apprezzano la vita vera, il contatto, i gesti fisici, belli, di una volta. Per il ritorno alle tradizioni puntiamo sui giovani e su questo nuovo trend. Ci diamo una punta sui social, facciamo assembramento e se corchiamo de botte, eh? Avete voluto il ritorno degli anni Ottanta? Ma gli anni Ottanta mica sono solo Tommaso Paradiso alla lira. Ma non c'è la lira. State zitta. Io sono a favore, se menassero, se spaccassero i denti, se ammassassero tra di loro, che qua siamo tanti, non si trovano le prenotazioni dei vaccini, sono occupati gli ombrelloni, non c'è il lievito al supermercato per fare il pane, a me mi potete anche far morire di Covid, ma i carboidrati non me li dovete togliere, capito? Stazzi, maletti, infami, ladi, fideli, re, noi siamo contro l'odio, avete capito? Bastardi.